Alice, bella cucciolona. Ce ne avete messo di tempo. Calma piatta qui. Sì, non mi piace. Beh, siamo quasi all'avamposto. Cavolo, quando arriviamo a casa, mi piazzo sul divano, guardo il film e bevo fino a svenire. Ah sì? Cosa bevi? Che film guardi? Domande difficili. Il film è quello con... come si chiama? La ragazza che cavalca il lupo. Ah, bellissimo. E da bere? Il mio mezcal dell'ultima festa. Vuoi dire il nostro mezcal? Sì, sì, te ne lascio un po'. Anch'io berrei volentieri qualcosa, ma sono troppo incinta. E in fuga. Ok, interessante. Qualcosa? Potrebbe esserci una cassa d'armi. Mi piace l'idea. Ha funzionato. Ok. Niente male.
Ragazzi, di qua. Ok, seguiamo i binari. Portano dritti alla strada per l'avamposto. Non mi piace. Lo so. Occhi aperti. Battiamo il muro. Non vedo come. Shh, calma. Ce ne sono ancora. Stai attento! Thank you.
vita! Ragazzi, quassù. Guardate, ci siamo quasi. Puttana madre. Sono vicini. Di qua. Stai bene? Credo sopravvivrò. Ehi, fammi vedere lui. Ci siamo! Lo so, ci siamo quasi. Apri il cancello. Devono passare. Mel. Cosa? La schiena. Stringi più forte che puoi, ok? Porca merda. Non me ne ero accorta. Ehi! Sono in due. Una ferita d'arma da fuoco alla mano. Ehi.
Sei stata brava prima. Sembra un complimento. Penso a stare bene. Sta qui, Alice. Vieni, da questa parte. Siediti. Ha perso un bel po' di sangue. Non dovrebbe uscire. Andrà bene. Andrà tutto bene. Ehi, che abbiamo qui? Su, piccolo. Lei è Alice. Su, Alice. Da brava. Grazie. Queste nuove reclute. Non mi fido. Grazie ancora, gente. Ehi, Manny, aspetta. Voi siete pezzi grossi, sapete che succede? Perché lo chiedi? Siamo fermi qui da 3 giorni, ma nessuno ci dice niente. Ringraziateci voi per questa botta di vita. Dai, ce lo dovete. Potete informarvi. Ok, ma prima le formalità. Ci vediamo dopo. Ok, perfetto, grazie. Ci vediamo, Abby. Ciao. Ma che succede? Ah, non lo so. A rapporto. Ehi, ragazzi. Cos'hai per noi? Niente incarichi, solo a rapporto da Isaac. Entrambi? Sì. C'è più gente del solito. È successo qualcosa. Cerchiamo Isaac. Prima dobbiamo pensare a me. Sai com'è successo? Qui nessuno ci dice niente. Avete visto? Si è fatto saltare. Nei vecchi condomini tra qui e la porta. Ehi, amico. Abby, per una volta qualcuno ti ha salvato il culo. Sì, cioè, una volta. Io non ce l'avrei fatta. Abby, vieni qui. Sì? So dell'imboscata. Dove è stato? Era circa qui, vicino ai magazzini. Merda. Stanno superando il perimetro. Sai dove è Isaac? Era qui 5 minuti fa. Ok, grazie. Cerco in giro. Aspetto volentieri. Ok, per fortuna non è lasciato. Il gonfiore al ginocchio potrebbe stare. Ehi. Ciao, Whitney. Oh, ciao, Abby. Come va? Sai che sta succedendo qui? Magari. So solo che stanno mandando uomini all'ospedale. Per le scorte. Emozionante. Sì, vero? Bello quel gioco. È difficile, però mi piace. E la musica è da paura. Ti lascio stare. Ci vediamo. Maledetti videogiochi. Comunque è vero. È grave, Doc? Calma, ho visto di peggio. Già. Ehi, amico, va meglio? Beh, grazie agli antidolorifici, sì. Sì. Tieni duro. Come va? Almeno ho ancora qualche dito. Te ne bastano 3, giusto? Calma.
Accidenti. Andrà tutto bene. Non c'è niente per il dolore. Morfina? Morfina. Finché hai due braccia e due gambe. E cerca di tenere il suo. Io ci ho provato. Lo so, è successo troppo in fretta. Ma poteva andare peggio. Ah, parli del diavolo. Ragazzi. Come stai, Mel? Ancora qualche punto e sarò come nuova. Dovete dire a questa testona di starsene buona. Ehi, Mel. Sta buona. Contaci. Ehi, mi servono delle braccia forti. Vi andrebbe di darmi una mano? Certo. Non scappare. Vi aspetterò qui. Buona buona. Nora, sei rilassata un po'? A breve mi trasferiscono all'ospedale Ovest. E non posso lasciare niente. Come sta, Mel? Davvero. Il bambino ha valori sopra la media, ma sono ottimista. Qualcuno deve avvertire Owen. Lui vorrebbe essere qui. Sì. Devo farvi vedere una cosa. Cosa c'è? Seguitemi. Oddio. Sono nostri uomini. Sì. E ne stiamo aspettando altri. Non dirlo a Mel. Chiaro? Nora. Non ancora. Vieni. Chi c'è in quel sacco? Oh, merda. È Danny. Dov'è Owen? Non lo so. Qualche giorno fa hanno avvistato delle iene vicino al porto. Danny e Owen sono usciti a vedere. E oggi le guardie hanno trovato Danny vicino alla recinzione. È tornato fino a qui con un proiettile nello stomaco. Pincia siene, i costa puta! Isaac gli ha parlato finché era cosciente. Ma pare che nessuna unità tornerà da quelle parti. Owen, invece? Hai chiesto qualcosa ad Isaac? Sì, ci ho provato. Ma mi ha detto che devo stare zitta. Mi ha fulminata con lo sguardo. E quindi mi raccomando, non dite niente. Owen è uno in gamba. Di sicuro sta bene. Dov'è Isaac? Sarò discreta. A quanto ne so io, beh, negli alloggi. Ok, vado a vedere come sta Mel e fatemi avere notizie. Certo. Cazzo. Perché Isaac non ha inviato una squadra a cercare Owen? Forse l'ha mandata senza dirlo a Nora. Lo spero, cazzo. Dov'è Isaac? È dentro. Entrate. Grazie. Oh, guarda chi c'è. Ehi, ragazzi. Ti va una partita? Non posso. Cerco Isaac. Come vuoi, fenomeno. È il prezzo per essere il migliore. Mm-hmm. Ci vediamo. No. Come odio questo posto. Cazzo. C'è un odore schifoso. Dopo stamattina avrei un paio di paroline per loro. Ti capisco. No. No.
Ehi, Abby. Dobbiamo salire. C'è Isaac dentro. Oh. Ne ha ancora per molto? Ha detto di avvisarlo al vostro arrivo. Venite. Signore, ci sono Abby e Manny. Non deve addormentarsi. Signor, sì. Saliamo. Ho saputo che siete finiti nei guai. Non abbiamo subito perdite, solo qualche ferito minore. Agli altri è andata peggio. Vorrei sentirlo più spesso. Mai visto la base così piena. Abbiamo ancora un giorno. Sto aspettando altre unità. Che succede, capo? Tutte queste scarmaglie. Non si può continuare così. E quindi... cosa? Pensavo ad un'altra tregua. Ma quanto tempo passerebbe prima che qualche coglione nostro o loro mandi tutto a puttane? No. Devono essere tutti. Signore, abbiamo provato ad attaccare. Non in questo modo. E non con tutti. C'è una tempesta a pochi giorni. Potrebbe coprire l'avanzata. Voi due guiderete l'avanguardia. Raccogliete le squadre. State pronti. Voglio Owen. Quando tornano lui e Danny? Chi ha parlato, Nora? Nessun segreto per nessuno a Salt Lake, eh? Owen sta bene? Per quanto ne so. Ma perché non hai mandato una squadra a cercarlo? Ha sparato a Danny. Per proteggere una iena, a quanto pare. Stronzate. Chiedo scusa. Non è da Owen. Ti sbagli. Sta insinuando che in punto di morte Danny mi avrebbe mentito. Signore, se questa voce gira, Owen è morto. La gente farà a gara per sparargli a vista. E allora smettetela di far girare la voce. Voglio cercarlo. Lo riporto qui e andremo in fondo no. alla... Dicevi che manca un po' alla no. tempesta. Abbiamo soltanto una possibilità. Viene... prima del bene di tutti. Di sicuro prima di Owen. Se si fa vedere, d'accordo. Gli do il beneficio del dubbio. Andremo in fondo alla questione. Mi servi, Abby. Chiaro? Sì. Chiaro. Bene. Studia il piano e ripassa la lista. Prendi da mangiare. Poi parliamo. Owen non può aver ucciso Danny per una iena, giusto? Cosa? No. Abby, no. Domattina sarò qui. Coprimi fino ad allora. Isaac ti farà a pezzi. Non prima dell'assalto. Hai sentito? Gli servo. Se Owen è là fuori, come diavolo pensi di trovarlo?
So dove è diretto.